questo ordine del giorno nasce dal fatto che il presidente dell'ABI, Faissola, aveva definito le modifiche che le commissioni avevano apportato come punitive per le banche e immediatamente il fido ministro Tremonti aveva detto sì, forzando ogni regolamento, forzando la situazione, forzando gli accordi presi, ha praticamente imposto la cancellazione di parte di quegli interventi che riguardavano le banche. E a noi pare, come dire, davvero singolare la posizione del ministro Tremonti, perché solo qualche settimana fa, citando Bertolt Brecht, ha dichiarato: è un crimine più grande rapinare o fondare una banca? E in un'altra occasione, sempre qualche settimana fa, ha detto: basta, togliamo la cassa alle banche, stop, dalle ferrovie alla RAI, alle SPA pubbliche, non potranno più detenere liquidità sui conti correnti bancari. È evidente che in questo modo si è accreditato agli occhi dell'opinione pubblica come il vero ministro che farà correre dritte le banche e riuscirà, come dire, ad intervenire perché si comportino meglio nei confronti dei risparmiatori. Lo aveva già fatto un anno fa con la Robin Tax, che in realtà poi hanno pagato i piccoli imprenditori, gli artigiani, con maggiori commissioni e con maggiori interessi passivi. Ecco, e allora questa singolarità mi fa pensare, a me ha fatto pensare e ha fatto venire in mente un passo di una nota canzone di Fabrizio De André, La città vecchia, quando parlando di un vecchio professore dice così: quella che di giorno chiami con disprezzo pubblica moglie, quella che di notte stabilisce il prezzo alle tue voglie. Ecco, a me pare che il professore ministro Tremonti assomigli molto a quel professore di cui si parla, pronto a parlare male delle banche di giorno, ma poi pronto ad andare a letto con loro la notte. E allora noi chiediamo al ministro Tremonti: signor ministro, ma qual è il prezzo in questo caso per aver tradito i cittadini, per aver tradito gli artigiani, per aver tradito i commercianti, i piccoli imprenditori, i risparmiatori, impedendo che essi possano conoscere realmente il costo del servizio bancario? Ecco, perché c'è da dire che in un anno di governo il ministro Tremonti ha dato alle banche tutto: denaro a buon mercato, scarsa trasparenza nelle condizioni di mercato, più detrazioni fiscali, rinvio della class action, più deducibilità di interessi passivi ed altro ancora. Ed ecco che a me sembra che questo però sia la sintesi del modo di governare di questo governo. Berlusconi all'Aquila ha detto: ah sì, mi pento, troviamo i soldi per darli ai paesi poveri. Ieri, di fronte ai problemi del Sud, ha detto: sì, troviamo immediatamente i soldi per il Sud. E allora a me pare che anche il ministro Tremonti, come il presidente Berlusconi, agisca in realtà per slogan, per spot mediatici, per dichiarazioni reboanti, ma poi in concreto forti con i deboli e deboli con i forti. E allora noi chiediamo al governo che si impegni, nel rispetto delle prerogative del Parlamento, ad introdurre criteri di massima trasparenza nei rapporti tra istituti di credito e utenti, prevedendo un chiaro e unico indicatore diverse voci di spesa a carico del cliente. Grazie Presidente.